Ciao da Nicoletta, eccomi con questo libro in mano perché è grazie a questo libro che io sono dove sono ora, perché oltre 27 anni fa ero chiamata a memorizzare 1370 più pagine da questo libro di medicina e veramente ero in angoscia perché il tempo che dedicavo ad imparare era nettamente maggiore al tempo in cui raccoglievo i risultati. Mi occupo di memoria, di lettura veloce, di apprendimento rapido da 27 anni con il cuore, perché aiutare le persone a raggiungere certi risultati è la cosa più bella. Anche perché quante volte ti succede di fare che cosa? Leggere, ripetere e dopo mezz'ora ciao. E poi un'altra cosa, quante volte accade che quando noi ripetiamo, se viene interrotta la cantilena mentale attraverso cui abbiamo memorizzato, aiuto, aiuto, aiuto. Ti faccio un esempio con i numeri. Pensa al tuo numero, immagina il tuo numero e ripetilo almeno una volta a voce alta. Io ti dico il mio, modifico solo una cifra per evitare mille chiamate. Allora, 347 34 50 403. Se tu mi chiedessi di dirlo in modo diverso rispetto a come te l'ho detto ora, tipo raggruppando le cifre 2 a 2, aspetta, 3, 4, 34, 3, 4, 7, ti giuro che, beh, lo senti che è spontaneo, prova anche tu la stessa cosa, a dire il tuo numero e poi provare a raggrupparlo, non come lo raggruppi di solito, ma storpiando, rompendo lo schema classico, non ti sembra neanche più il tuo numero. Difatti, quante volte qualcuno, magari nel voler confermare il numero che gli hai appena dato, te lo ridice in modo diverso rispetto a come tu gliel'hai detto e dici, boh, aiuto, aiuto. Come fare? Pensa quanti numeri abbiamo ogni giorno nel nostro quotidiano. Un PIN, un PUC, una password. Sorrido nel pensare tanti anni fa a una signora che è venuta al corso disperata perché le era stato ingurgitato il bancomat perché continuava a sbagliare il PIN. Pensate quante volte vi si blocca qualche applicazione perché digitate male la password. E c'è una tecnica molto bella che deriva da Leibniz, un filosofo matematico tedesco, che consente di memorizzare qualsiasi numero in modo veloce. Perché immagina se io ti dicessi, non so, 25, 12, 00, 7, poi 101 e via dicendo, tu dici, oh, aiuto, non riesco a ricordare questo numero. Ma se io ti dicessi, immagina il giorno di Natale, 25, 12, 007, la carica dei 101, tu immediatamente associ. Certo, non è questa la tecnica, era solo un esempio, perché sappi che la nostra memoria funziona molto, molto di più quando memorizziamo attraverso la parte visiva, proprio per una questione, come le neuroscienze insegnano, neurofisiologica. La corteccia visiva con la corteccia motoria nel nostro corpo sono le aree più estese e noi usiamo, è come se di tutto il corpo nell'apprendimento utilizzassimo una mano. Su tutto il corpo usiamo una mano. Quante poche cose potremmo fare e quante più cose si possono fare quando utilizzo invece tutte le risorse che ho dentro di me. Ecco perché sono nati i corsi ed ecco perché la cosa che a me interessa e di cui sono veramente, cioè, te lo dico col cuore, dopo 27 anni ho creato veramente un corso che fa la differenza perché è qualcosa di pratico, di immediato sul tuo vissuto, sul tuo materiale. Non sono i giochini di memoria come spesso si sente, no, sono delle strategie che ti consentono di applicare sul tuo vissuto e già durante il corso applicherai sul tuo vissuto tutte le tecniche che per te sono utili. Ti aspetto, ciao!